C'è un altro Ferragosto ed è quello di chi si occupa dei più bisognosi, degli indigenti, delle persone fragili, dei senza tetto, di chi ha come solo rifugio l'asfalto rovente in estate, quello gelido in inverno. Per loro c'è una rete di aiuti del comune e delle associazioni funzionante anche nei festivi. Anche per questo Ferragosto il welfare non va in vacanza, saranno assicurati servizi di prossimità per tutti affinché nessuno rimanga solo, il centro polifunzionale diurno per senza dimora distribuirà pasti, colazione, pasti e cena in maniera continua, saranno assicurate le unità di strada per il monitoraggio on the road delle persone maggiormente vulnerabili e il pronto intervento sociale H24 per qualsiasi tipo di emergenza sociale o di solitudine. Inoltre, presso tutte le case di comunità, le strutture di accoglienza verranno organizzati dei pranzi di Ferragosto, dei momenti di festa, di aggregazione affinché in questa giornata non soltanto vengano assicurati i servizi, diciamo, di base, i beni di base per tutte le persone più fragili, ma venga a loro offerto anche dei momenti di aggregazione, di relax, di vicinanza con gli operatori e tra loro. Come vi siete organizzati? Ci siamo organizzati come ormai da marzo 2020 con i passi da sporto, su prenotazione, per evitare gli assembramenti. Soprattutto con le conseguenze della pandemia, la povertà è aumentata e voi siete un termometro diretto di questo. Sì, questo è un centro che è aperto da più di 20 anni, quindi noi siamo fondamentalmente un osservatorio rispetto alla povertà sulla città di Bari. Sì, è aumentata, ma soprattutto è cambiata, l'utenza.